Signori, bentornati sul canale del Grinone. Prossimo incontro, siamo aspiranti, partiamo proprio a bomba così ragazzi, aspiranti al titolo con il nostro Pablo Escobarba. C'è Derek Brunson, ancora il tipo della Subaru e degli... Ma io non l'avevo accettato l'ultima volta, non me l'ha salvato. Andiamo con Mr. Mascellone, signori. Ovviamente siamo su UFC, ovviamente stiamo per terminare la nostra carriera. Ovviamente adesso ragazzi ve lo faccio vedere. Andiamo su impostazioni di gioco, che poi qualcuno si lamenta. E mettiamo difficoltà pro, cioè facile, normale e pro. Avanziamo difficoltà pro. E adesso, signori, andiamo a programmare il nostro allenamento. Resterei quasi quasi ancora crossbreed perché non mi ricordo cosa ci potevano dare. Anche se potremmo andare alla Dutch Strike Team, che è una palestra kickboxing. Ma facciamo così, restiamo per l'ultima volta queste 3 settimane a crossbreed MMA. E cominciamo subito con il dover promuovere per forza l'incontro, altrimenti ci danno la penalità. La UFC vuole che partecipi a una teleconferenza promozionale. Facciamo il mastrota della situazione, signori. La UFC ti ha chiesto di promuovere la radio. E ci sono rimasti 10 bei punti, con i quali ci faccio un ucaz. Che bello, che bello, che bello, che bello. Eccoci qua, infligge un knockdown al tuo compagno di allenamento per imparare il calcio circolare in stato calcio laterale, tutto livello 5, via. E vamos. Vediamo se cambia anche l'allenamento, ragazzi. Buona così, 5 secondi, fatto tutto. Tacchete. Calcio circolare in salto. Cioè ragazzi, quello da Jackie Chan praticamente. Guarda che roba. Vara che roba, questo se lo faccio nel momento sbagliato mi danno un pugno nei maroni che mi ammazzano all'istante. Il tuo avversario attacca con tutte le sue energie nei primi 2 minuti dell'incontro, rovinagli la festa con un takedown. Sì, così poi mi fa la sottomissione lui e mi apre il deretano, come no. Quindi praticamente dobbiamo stare ben attenti nei primi 2 minuti del combattimento, altrimenti questo ci spacca. Ebbene signori, qua... facciamo così, siamo arrivati a un 95% di forma che è moderata, un clamore medio. Non è bellissimo, novembre 2021, non me ne sono neanche accorto. Siamo a UFC 263, andiamo all'incontro, va là. Ovviamente c'è il Mona che dice da qualche parte gli dei dell'MMA stanno ridendo. Siamo pronti, si accendono le luci nell'ottagono, ragazzi. Fammi vedere le statistiche, dai. 34-33, 185 pari, 84 pari, 191 la portata. Stiamo attenti, odio partire da sinistra ragazzi, è una roba che veramente odio. Una roba che veramente odio partire da sinistra. Me lo dai il pugnetto sì o no, faccia di merda. E torno in dio, Sì, donna. Cioè, allora, sto qua c'è una rapidità, ho già capito che... Ho già capito ragazzi. Allora io vorrei capire perché Escobarba... Che cazzo fa? Allora, questo schiva sempre il primo colpo? Come cazzo? Dai, vieni qua, merda, vieni qua. Per fortuna che questo doveva essere fortissimo nei primi 2 minuti del... Io posso andare solo a colpo sicuro su questo qua, perché altrimenti... Oh là, molto bene questo. Para quando cazzo vuoi, sai Escobarba. Quando cazzo vuoi, io premo, tu para quando cazzo vuoi. Guarda che roba. Dai, vieni qua, merda. Dai, dai. Dai, dove vai? Dai po', vieni qua, no? Ma tu paura? Allora, come io tolgo la guardia, lui mi colpisce. Io non posso fare un cazzo. Come io tolgo la guardia, lui mi colpisce, ragazzi. Cioè, io non posso fare veramente niente. Oltre al fatto che non riesco a colpirlo, in sostanza. Perché, guarda, io premo. Guarda quando cazzo tira lui il pugno. Bella la schivata. Bella. Oh, lui schiva e la mia resistenza va giù, che è un piacere. Va giù, che è un piacere. Questa è la difficoltà pro, è sta roba qua. Ma che bello, ragazzi. Praticamente il mio lottatore è diventato ritardato. Il mio lottatore è diventato ritardato. Che bene. Che bene. Io premo per pararmi e non si para un cazzo. Non si para un cazzo, Escobarba, eh. Non si para un cazzo. Guarda. Taci che stavolta è andata.
Ovviamente beh, è chiaro che i calci arrivano prima i suoi, anche se abbiamo la stessa portata. Poi lui è un cazzo di Gesù a schivare. Dai, merda umana. Schiva questo, coglione. E vabbè. Sì, ma dai, però lui non può, ma c'è, cioè, con un pugno di merda. Spaccarmi la faccia, buttarmi per terra, cazzo. Dai, Dokro. Ma grognissimo. E allora bisogna che lo buttiamo. Ehi, no, anche la transizione mi ha fottuto sulla tra. Cosa che cazzo vuoi fare, vecchio? Beh, ok, qua siamo fottuti praticamente, perché ho già capito che non posso fare un cazzo. Quando vado giù a terra a difficoltà, però ho già capito che non possiamo fare un cazzo, ragazzi. Fine primo round così. È troppo difficile per me. È troppo difficile. Il mio lottatore è troppo lento. Il mio lottatore è qualche piccola tumefazione, sì, nel cervello. Siamo lenti, siamo lenti. Siamo lenti. Siamo lenti. Cioè, guarda. Guarda che roba, Fioi. Guarda, cazzo. Lui mi ha colpito male e mi ha ucciso praticamente. Lui mi ha colpito male e mi ha ucciso. Ragazzi, lui mi colpisce male e mi sta uccidendo. Io devo solo sperare. Devo solo sperare di riuscire a colpirlo e fargli malissimo. Devo solo sperare di riuscire a colpirlo nel momento in cui lui... Guarda, ecco, cioè, il maestro delle schivate, cazzo. Il maestro delle schivate, del Somare Buea. È terza volta che mi schiva il coso. Ma vaffanculo, va. Cioè, ragazzi, non posso fare un cazzo. Allora, se io mi avvicino, io non ci arrivo con le braccia. Dai, spaccami, Giulio, dai. Spaccami giù, resistente. Dai, ecco. Ma che cazzo di gioco di merda, ma non si può, poi lo provo, non si può, ragazzi. Cioè, non è possibile, cazzo. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile, porca puttana. Non è possibile. Non è possibile, cazzo. A parte che qua, cioè, mi sto parando. Vabbè, non era neanche giù la mia resistenza. Mi ha devastato. Vaffanculo, Tomare Buea, porca. Cioè, c'è troppa differenza di difficoltà su sto cazzo di livello. Vai in figa. Poi dai a... Cioè, se il mio lottatore è lento, se il mio lottatore è lento, come cazzo faccio a mollare la parata e colpire subito quando gli altri stronzi sono 10.000 volte più veloci di me? Me l'aspettavo debole. Combatti te, figlio di troia. Torno a mettere difficoltà normale, perché ragazzi, devo skillarmi troppo. Cioè, contro quelli più forti di me non è possibile. Non ci riesco, ragazzi. Allora, adesso abbiamo Rashad Evans oppure Jacare Souza. Vado a sfidare lui che è più forte, così vediamo com'è messo. Ciao, vabbè, non si può vincere sempre, però, cazzo. Allora, proviamo qua la Dutch Strike Team, signori. $100,000 di iscrizione alla palestra. 6 settimane sono $60,000, ce n'ho ancora 275, quindi non è un problema. Ovviamente ci sono sempre le cagate della UFC da fare, 30 punti buttati nel cesso, dai. Ho imparato un altro po' di mosse, ragazzi, ma cioè, ci sono troppi tasti. Io non so come cazzo faccia la gente a ricordarsi a memoria tutte le robe, Perché veramente sono una marea, ragazzi. Una marea. Una fottuta marea. Che poi io non capisco dove minchia posso... velocità dei colpi. Devo per forza di cose allenarmi qua a bestia su questa. Mi alleno solo qui. Che poi ovviamente più ti alleni, perché succede, se tu ti alleni di continuo su una roba sola, quello si infortuna. Altri calci che siamo andati ad imparare quanto mi piacciono. Calcio circolare al corpo principale di livello 5. Toglie 15% di costo resistenza e aumenta un 14% di danni, ragazzi, che sono molto importanti. Poi abbiamo il calcio circolare principale, che è questo L1X, nice. Il calcio frontale al corpo principale, anche questo aumentato da livello 2 a livello 5, mi fa piacere, e poi mi sa che basta. D'ora in poi mi alleno solamente sulla velocità dei colpi, cioè voglio arrivare a 100, ragazzi. Le solite promozioni di merda che ti tolgono 60 fottuti punti. Altri calci livello 5, ragazzi. Mi sto allenando bene qua, la Dutch. Vediamo, L2, L1 cerchio, questo è nuovo. Che calcio è questo qua? Fammi vedere. Attenzione, calcio alle gambe obliquo. Vabbè, questo fa male, cazzo. Prenderlo veramente nella realtà deve far male. Qua abbiamo calcio laterale. Metterei questo perché il circolare dal basso è nice. Qua abbiamo il punto 5, però metterei laterale, perché il circolare dal basso, che livello ce l'ho? 2. Quindi teniamoci questo.
Perché quello appunto interrogativo è figo, ma ci vuole un'ora per metterlo a segno, ragazzi. Cioè, è figo, ma c'è un casino. E poi qua un altro calcio, laterale rottante. Una sborata questo qua. Questo qua è una sborata, ragazzi. Cos'è? L1 più R1 più cerchio. Questo lo voglio fare assolutamente. Poi abbiamo dei vantaggi? No, non abbiamo vantaggi. Andiamo avanti con il nostro allenamento duro. Da quello che ho capito dallo sparring, a parte che siamo andati oltre forma, siamo nella merda perché questo è un tizio che fa sottomissioni. Fioi, veramente, se c'è qualcuno che ancora mi rompe il cazzo, perché l'amore incontro basso, lascia, cioè, non commentatemi, ma tu, ma le difficoltà, ma qua e ma là. Cioè, se voi ci giocate 5 ore al giorno, porca troia, siete bravi, apritevi un canale e fate vedere quanto fighi siete. Io voglio giocare per divertirmi, cazzo. È ovvio che voglio migliorare, ma nel momento in cui la difficoltà è uno scatto sopra e non riesco a fare niente, come faccio a migliorarmi? Dai, ya. È meglio lottare a difficoltà normale con gente molto più forte in modo che mi schillo un attimo. Via, andiamo all'incontro. Vabbè, solita notizia, ogni volta che cambi la palestra, qua anche la fantasia veramente contagia tutti quanti i dipartimenti della EA, signori. Che sia FIFA, che sia NBA o altre cazzate, insomma anche UFC, ci siamo proprio alla grande. Almeno c'è Megan Olivi col UFC Minute, sempre vestita uguale. Avrei le ascelle che puzzano di carogna, guarda Megan Olivi. Ok, dai, sì, e vai. Nelle arti marziali miste l'evoluzione è fondamentale, altrimenti bim bum bam. Ok, perfetto, grazie. Andiamo all'incontro, Escobar verso Souza. Vediamo le statistiche, cosa ci dicono, ragazzi. 35, 42, 185, pari 84, 191, 183. Devo stare di... cioè, questo qua lo devo segare subito, Fioi, perché so già che è uno di sottomissioni e mi spaccherà il cazzo con le sottomissioni, lo so già. Questo appena mi butta per terra, appena mi butta per terra mi spacca le sottomissioni. Lo so già, ragazzi, lo so già. Quindi devo stare molto attento, tenerlo distante, cercare di colpirlo. Magari non sarebbe una brutta idea. Eccoci, cominciamo. Rialzati, merda. Dai, e via così. E ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo. Sì, col cazzo. Lo sai che volevi colpirmi, merda di mano? Io ti spacco la testa io così. Ti butto giù. Ti butto giù. Dai, è buono. Sì, però vedi, cioè, ragazzi, io non lo so. Difficoltà normale. Tre colpi e li seghi. Difficoltà pro, non riesco neanche a difendermi, ragazzi. Qua c'è qualcosa che non va, perché non è possibile, Floyd. No, cioè, veramente, ragazzi. Qua è bastato continuare a dargli i pugni sempre alla stessa maniera, sullo stesso posto. La copertura, la resistenza gli va giù. Cioè, qua l'abbiamo devastato e via. Difficoltà pro, non riesco a fare un cazzo. Intanto qua abbiamo vinto l'incontro e vabbè. Andiamo avanti, Fioi, a sto punto non lo so, facciamone un altro che non so quanto duri il video. Cioè, avete visto negli ultimi... chi ha visto gli ultimi video, ragazzi? Avete visto che facendo lo stesso tipo di combinazione con il pugno ascendente, discendente, come cazzo si chiama, andando sempre a colpire una stessa parte della testa, proprio lì dilaniamo, orizzontali in tempo zero, a difficoltà pro... contro un avversario normale non riesco nemmeno a difendermi, signori. No, cioè, non capisco sta roba qua. Allora, siamo nella card principale, ragazzi. Possiamo combattere contro Nate Marquardt oppure Yoel Romero. Uno di questi, forse l'ho già sfidato. Non so chi potrei andare a prendere, ragazzi. Yoel Romero, che è cubano, cos'è questo? No, di che paese che è? Costa Rica. Però mi sa che è uno che batte veramente male. Secondo me lui non è uno da sottomissioni, quindi andiamo con Marquardt, ragazzi. Accettiamo la sfida, vamos sempre col nostro allenamenti. Ma fammi vedere una roba che non so, cioè è una cosa che non ho mai guardato, il ranking. Eccolo qua, il mio grado. A che livello siamo noi? Siamo sesti, ragazzi. Il prossimo è Luke Rock, no, Michael Bisping è il detentore del titolo. Il prossimo che dobbiamo sfidare è Rockhold, che è quinto. Minchia, ragazzi. Bene, ragazzi, siamo alla settimana dell'incontro. Ho fatto poca promozione, però siamo arrivati comunque a un clamore pre-incontro medio. Perché, Fioi, o impari le nuove mosse, o ti alleni, o fai promozione. Cioè, sto meccanismo di punti, ovviamente, cioè, puoi fare il bullo, no, che si pavoneggia sui social di continuo e non imparare un cazzo di mosse e poi andare sempre a terra.
oppure essere lo stacanovista dell'allenamento e non essere nessuno su Instagram, Facebook, eccetera. Bisogna sempre cercare l'equilibrio, ragazzi. Direi di andare all'incontro, sorsone porta fortuna e via. Via, subito le statistiche, ragazzi. 35-43, 85-83, 84-84, 91-88. Americano contro americano, se battemo duri. You ready fight? Sì, dai. Batti pugno, visto che siamo con nazionali, non vuole. Torna in drio, vabbè, ragazzi. Volevo provare il calcio lì come cazzo si faceva, eh. Facciamo subito il tornado, ragazzi, via. Occhio, occhio, eh. Occhio il tornado. Non era il tornado questo, perché? Perché mi fai fare il pugno, cazzo, merda? Porca puttana. Lo stava partendo. Bello così, l'abbiamo fatto, io l'ho fatto. Poi non l'ho colpito, ma va bene lo stesso, ragazzi. Dai, via. Buono così, andiamo sempre con le nostre cavolaggini. Buono così ancora, vai. Mamma mia, lo ha parato il merda. Occio, Vez. Positivo il fair. Come mi va giù la resistenza quando mi schivano. Lui sta indietro, poi colpisce. Bravo Mona. Dai, vieni qua. Sono qua. Come on. Però bisogna che veniamo sotto noi, Devo venire sotto io? Ah, mi fai l'uppercut, eh? Devi farmi l'uppercut, merdina. E allora, Dio, nei maroni. Ahi, ancora. Sterilizzato Pablo, ragazzi. Che ha fatto mai questo, eh? Voleva fare la fotomodella lui. Urcocca. Bello questo che l'abbiamo messo giù bene. Easy. Easy, troppo easy, ragazzi. Cioè, qua c'è difficoltà mentecatto e difficoltà dio della MMA. Non c'è una via di mezzo, Fioi. Se può fa un cazzo. È frustrante sta roba qua, per me. Veramente, Fioi, veramente. A parte che qua l'abbiamo devastato proprio nel momento peggiore. Ci manca solo un knockout per i nostri progressi greatest of all time, ragazzi. La longevità che scende a 58 è una roba brutta, ragazzi. Una roba che fa veramente male. 75.000 sbombarde per noi. E dunque, signori, mi sa che ci siamo quasi praticamente. Il prossimo incontro sarà quello con Semicarichi, che sto parlando lentamente, eccolo qua, il nostro rivale, Luke Rockhold, il numero 5 nella classifica dei lottatori dei pesi medi. 95-97, 95-94, me coglioni, accettiamo l'incontro. Io vi do appuntamento al prossimo video, come sempre, signori miei, con tanta qualità. Ciao belli.